Castrocaro 2017, Luigi Salvaggio è il vincitore. Luigi Salvaggio vince il 60 Grado Festival di Castrocaro. È stato eletto il vincitore del Festival di Castrocaro 2017 Voci Nuove Volti Nuovi, condotto da Marco Liorni e Rossella Brescia, con gli interventi del comico e attore italiano Sergio Friscia, trasmesso in diretta su Rai 1 dal giardino del padiglione delle feste delle Terme. È stato Luigi Salvaggio, 21 anni, di Caltanissetta, a vincere la 60esima edizione dello storico concorso Canoro dedicato ai nuovi talenti della musica italiana. Tutti i finalisti si sono esibiti dal vivo accompagnati da un'orchestra di circa 20 elementi diretta dal maestro Stefano Palatresi. Il cantante Luigi Salvaggio ha proposto una sua personale reinterpretazione del brano Nord-Sud-Ovest Est degli 883, con cui ha superato nella prima sfida Stefania Niceforo, e poi si è esibito in un brano inedito dal titolo Il silenzio delle stelle, di cui è autore. Alla finalissima del Festival Canoro più famoso in Italia dopo il Festival di Sanremo hanno preso parte Ivana Spagna, la quale si è esibita in un medley dei suoi successi, l'ex cantante dei Matia Bazzar Silvia Mezzanotte ha cantato Brava di Mina e Gio di Tonno, invece, con Bella Notre Dame de Paris. Il nisseno Luigi Salvaggio, oltre al premio per la voce nuova, parteciperà di diritto alle selezioni nell'area Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018, mentre alcuni cantanti avranno la possibilità di aprire i concerti di artisti italiani. Festival di Castrocaro 2017, ha vinto Luigi Salvaggio. Luigi Salvaggio ha 21 anni ed è di Caltanissetta. Studente di chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Catania, chitarrista autodidatta, lo scorso anno ha partecipato a Italia's Got Talent ed è arrivato a vincere il Festival di Castrocaro 2017 dopo aver trionfato alla tappa di semifinale svoltasi a Modena. Unico concorrente siciliano in gara, il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un cantante affermato e questa sembra essere la strada giusta per realizzarlo. Il Festival di Castrocaro ha rappresentato un trampolino di lancio per molti cantanti come Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Max Pezzali, Iva Zanecchi, Luca Barbarossa, Caterina Caselli e Gigliola Cinquetti. A valutare le esibizioni della finalissima del concorso Canoro sono stati il DI Lunga, produttore e talente scout di numerosi artisti musicali e televisivi Claudio Cecchetto, il direttore d'orchestra, compositore e produttore Fio Zanotti, la vincitrice di Tale e Quale Show 2016 Silvia Mezzanotte e il cantante e attore Gio di Tonno. Durante la serata è stato assegnato il premio speciale per la canzone più radiofonica a Greta Doveri,